rendiamo sacra la nostra icona. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi continuiamo il nostro viaggio nella scrittura dell'icona di Sant'Agata. Oggi concludiamo il nostro viaggio nella scrittura dell'icona di Sant'Agata. Infatti siamo giunti proprio alla fine di questo lungo, sofferto, appassionato percorso. Oggi l'icona di Sant'Agata prende ad essere un'icona con le iscrizioni del nome e naturalmente il gesto di sacralità, di sigillatura sacra dell'icona. Cosa faremo oggi? Oggi innanzitutto lucideremo l'icona con la tempera all'uovo, quindi iscriveremo il nome della santa e infine, come vi dicevo, sigilleremo di santità. Cosa significa? Passeremo un bordo rosso di tempera all'uovo tutto attorno alla tavoletta, proprio quel rosso che indica la passione di Cristo, il sangue di Dio che ha versato per noi. Quindi contorneremo la figura di Sant'Agata con questa santità, la includeremo nella passione di Cristo, rendendola sacra. Tutte le icone hanno questo bordo rosso, fateci caso. Se lo trovate nero, molto spesso è perché si sono ossidate, o alcuni le facevano direttamente nero perché il sangue di Cristo era macchiato del peccato, appunto, dell'uomo. Comunque, spostiamoci sul nostro piano da lavoro e andiamo a concludere questo bellissimo percorso iniziato insieme. Ed eccoci giunti a questa ultima tappa, in questo lungo, sofferto viaggio all'interno di questa preghiera. Ormai la tavoletta non è più tale, è diventata un'icona, è diventata il luogo del santo, il tramite attraverso cui ci affacciamo sulla sua idea. Oggi dovremo imprimere gli ultimi segni grafici, che sono appunto le missioni forse più importanti, quelle che rendono sacra la nostra icona. Dovremo mettere la croce tra le mani di Sant'Agata, iscrivere il nome della santa e quindi contornare del rosso del sacro, del rosso del sacrificio, la tavoletta stessa. Sacrificio compiuto da Sant'Agata attraverso l'espiazione del suo martirio e sacrificio compiuto da Dio per noi tutti, che santificano appunto la persona Agata che diventerà santa. È un momento molto importante dal punto di vista dell'animo dell'iconografo. Bisogna essere predisposti in maniera amabile nei confronti della tavoletta, perché tutti questi gesti dovranno essere dei gesti leggeri. Vedrete come la croce rimarrà semitrasparente, quasi a simboleggiare appunto il metafisico del messaggio, quindi quello che è al di là dell'oggetto crocifisso, ma l'essenza di esso. Le iscrizioni dovranno essere messe con buona precisione e quindi bisogna essere leggeri ma nello stesso tempo certi del proprio gesto. E da ultimo, l'iscrizione del profilo rosso dovrà essere ossequiato, perché quello è il sacro di Dio. Vi chiederò al momento proprio dell'iscrizione del rosso su tutto il perimetro della tavoletta di alzarvi in piedi per compiere questo gesto in segno di riverenza verso nostro Signore, che in questo momento si rivela attraverso il sangue della sua passione e attraverso il nostro colore e rende appunto sacro il nostro gesto, o quantomeno questo succederebbe se facessimo quest'icona in sede ortodossa, in sede di presenza di Dio, in sede di preghiera vera e propria. Ma io credo che sia questo l'animo con cui voi avete affrontato questo percorso e quindi proseguiamo a farlo in maniera seria. Poi che la preghiera ve la enunci io e non sia un sacerdote, non osterà il fatto che, se vorrete, potrete andarvi a fare benedire la vostra icona presso il vostro sacerdote per dare quella autenticità di sacro, qualora lo voleste, alla vostra tavoletta. Noi comunque, facendola con animo puro e con animo predisposto, automaticamente la benediciamo col nostro gesto proprio di devozione, e quindi sono convinta che
chi di dovere lassù apprezzerà comunque. Bene, cominciamo, non ci dilunghiamo in chiacchiere, che seppur affascinanti, sempre chiacchiere sono. Allora, mi sono preparata in un bicchiere una mistura di rosso, di terra e di bruno di Kassel. Le ho preparate prima perché le ho setacciate, perché dovranno fare campiture molto larghe, non voglio assolutamente ci siano grumi. E poi vi ricordate, il mio rosso stenta a solubilizzarsi in acqua, quindi ho messo in soluzione la polvere un po' di tempo prima, quindi ho miscelato, setacciato e così ho il liquido che mi serve. Adesso andrò a ne verso un po' perché è troppa, casomai poi lo aggiungerò in un secondo momento. Andrò ad aggiungere dell'uovo con dell'aceto, quindi trasformando questa mistura in una vera e propria tempera all'uovo, e miscelerò ben bene con un pennello. Come prima cosa andrò a scrivere il crocifisso, quindi bagno il pennellino con l'acqua, tolgo tutto quello che non mi serve in modo da avere libertà di gesto, di movimento, vi avvicino in modo che possiate vedere quanto trasparente debba rimanere la croce, e vado, naturalmente tenete sempre il vostro prototipo, fatevi la linea immaginaria di congiunzione tra la parte superiore e la parte inferiore della croce, quindi copiatela del vostro prototipo nelle forme. La prima passata deve rimanere traslucida totalmente, perché ricordatevi che vi servirà solo da aggrappaggio all'oro della materia pittorica. Rimanete leggeri, e trasparenti, e aspettate tra una mano e l'altra che sia tutto asciutto. Ok, la croce è finita. Adesso passiamo alle iscrizioni. Date prima la traccia di colore, e poi naturalmente procederete a scrivere veramente l'iscrizione. Non vi preoccupate se sbavate un pochettino, perché questa, essendo scritta sull'oro, potrà essere rifilata una volta asciutta. Quindi prima gli spazi. Centro circonflesso, questo scritto Sancte, quindi Santa, SCE, e da questa parte Agate. Abbozzata la scritta, ritorniamo sulla prima per definirla meglio, e prendiamo anche un po' di nero.
Anzi, io qui prendo del bruno di Kassel che mi si miscela meglio con e del nero e creiamo un colore abbastanza scuro. Perché la mia iscrizione è scura sull'icona nel prototipo, quindi io seguo il mio prototipo. Qui rifilerò perché mi è venuta troppo cicciotta e così vi farò vedere anche come si rifila in maniera molto semplice e passo all'altra parte. Fate asciugare, quindi se c'è da rifilare qualche cosa prendete non un bulino metallico perché graffia e potete anche rovinare l'oro, ma un semplicissimo stuzzicadenti e pulite. Così, molto semplicemente, delle parti che volete che scompaiano e poi ripassate per correggere di dove volete. La grafia risulti differente da come l'avevate fatta. Ecco qui la scritta. Finite le iscrizioni del santo, adesso passiamo al bordo. A questo punto alziamoci in piedi, prendiamo la nostra tempera e un pennello piatto e passiamo su tutto il bordo. Facciamo prima tutto il laterale. Giro la tavoletta, voi non fatelo, io la giro soltanto per farvi vedere che vado dal fondo verso l'alto. E non importa se sporco un po' il margine superiore, tanto lì andrà tutto coperto di rosso. Farò questa operazione fino a quando il colore non sarà totalmente coprente ed il gesso sottostante non si vedrà più. Naturalmente la prima mano la do in un verso, la seconda la darò nel verso opposto. Quindi se vado prima dal basso verso l'alto, poi andrò da sinistra verso destra. Vi dico che ne occorreranno almeno 4-5 mani di questo lavoro. Bene, procediamo. Data la prima mano, adesso dobbiamo fare una cosa molto molto importante. Dobbiamo contornare l'immagine, quindi sul piano orizzontale, con un bordo che sia di circa 3-4 mm e che vada tutto attorno all'immagine. Anche qui non vi preoccupate se non sarete nettissimi perché potrete rifilarlo da asciutto. Specialmente il primo passaggio sarà abbastanza incerto perché ci servirà solamente per far aggrappare il colore. Poi successivamente coloreremo e quindi scriveremo in definitiva in maniera con un gesto più imprimente pigmento e definiremo quindi lo spazio.
il rosso del sacrificio toccherà la corona del martirio. Non è casuale, così come molto spesso tocca i nimbi dei santi o degli angeli o delle madonne, proprio perché ne santifica l'essenza stessa. È Dio che abbraccia col sacrificio tutta la sua chiesa e tutto il creato, perché ricordatevi che nella tavoletta è riassunto tutto il creato di Dio, mondo minerale, animale e vegetale. Fate asciugare perfettamente, quindi ripassate i bordi e i margini. Io rivado, questa volta non posso più muovere la tavoletta, ma come vedete sto andando nell'altro senso. Le ultime due mani le darò con un rosso addizionato di nero, quindi ancora più scuro. Ok. Vado. Perché il sangue di un sacrificio è macchiato del nero del peccato di chi lo compie, quindi è un sangue rosso ma scuro. Addirittura molto spesso nei santi martiri questa cornicetta è tutta tinta di nero, il che non sta nei canoni bizantini classici, però capita sovente di vederne. Anche il prototipo mio era tutto nero, io non mi sono voluta discostare però dalla tradizione, quindi sto facendo un rosso molto cupo, perché diciamo che è un, ora mi arrogo il diritto di dire questa cosa, è una sorta di licenza poetica, diciamo così, di licenza senza poetica, di licenza che si è preso colui che ha scritto l'icona. Sì, si vedono, ma quelle tra virgolette giuste sono col bordo rosso, giuste secondo i canoni dell'iconografia, non giuste secondo me. Benissimo, lasciamo asciugare, quindi rifiliamo il bordo interno in modo da renderlo certo e dritto, dopodiché avremo l'ultimo passaggio della nostra icona e poi questa dovrà stare ferma per 6 mesi prima di ricevere l'olifa, che è la vernice di finitura delle icone. Comunque, ne parliamo tra un po'. Siamo giunti al momento conclusivo del nostro percorso di preghiera attraverso questa icona. Adesso passeremo su tutta l'immagine della tempera all'uovo, intendendo però per tempera solamente l'uovo con l'aceto senza il pigmento, quindi solamente il medium. Questo servirà da protettivo, rilucente e fissativo delle particelle del pigmento e da protettivo delle stesse. Su queste, se l'icona rimarrà con voi, la mia invece verrà destinata, quindi casomai me la farò rendere per fare questo ulteriore passaggio, ma anche se non si potesse fare non fa nulla. Dopo 6 mesi si passerà una vernice,
un olio, diciamo così, un balsamo di finitura che si chiama Olifa e che vi farò vedere come si passa sull'icona, ve ne parlerò ampiamente su un'altra icona naturalmente. Oggi invece finiamo quello che è il percorso che abbiamo fatto consecutivamente sulla nostra preghiera, sulla nostra icona. Benissimo, quindi con un pennello molto morbido intingete nell'uovo e scaricate ben bene, quindi intingete e scaricate, mai usare il pennello troppo ricco in liquidi, troppo imbibito, e con mano leggera cominciate ad accarezzare la vostra tavoletta. Mi raccomando, con mano leggera. Anche sui paramenti, perché anche sui paramenti avete messo i puntini di tempera. Quindi non importa se c'è l'oro sotto, non succede nulla. Come vedete sto andando veloce, accarezzo dolcemente, ma velocemente, perché sennò la tempera rinviene. Ora passiamo, stando attenti che il bordo rosso sia già totalmente asciutto, il mio non lo è, quindi non andrò su questo, aspetterò ancora, ma quando sarà totalmente asciutto passerete l'uovo anche sul bordo rosso. Io vi sto facendo vedere come passarlo così velocemente anche sull'oro. I simboli della corona. Ora fate asciugare completamente il tutto. Vi lascio alle immagini e ci rivediamo dopo. Fine di una favola, dovremmo cominciarne un'altra, ma prima qualche raccomandazione. Anche se questa parte del lavoro potrebbe sembrare semplice, in realtà non lo è, quando lo andrete a fare ve ne accorgerete. Quindi massima attenzione sia nei dettagli delle linee che devono essere abbastanza dritti, sia nella miscelazione della tempera all'uovo che deve essere il più possibile scevra da grumi. Nel passaggio della tempera, nel passaggio dell'uovo sulla parte pittorica, state attenti a non insistere troppo, se no rischiate di portarvi via porzione dello scritto. Quindi attenti, sempre il massimo rispetto. Insistete sempre quando dovete scrivere sul loro zecchino, perché alla prima passata non si scrive mai, ma si appone la tempera. Alla seconda rimane anche il pigmento appiccicato. Quindi pazienza, perizia e rispetto per quello che state facendo.
Io ho scritto questa preghiera che già ho regalato ai miei carissimi amici e ho trasposto all'interno di questa icona tutto l'affetto che provo per queste persone. Fate anche voi così, quando scrivete l'icona, trasponete all'interno di questa tavoletta il sentimento che provate per essa o per le persone a cui volete destinarla. Se è destinata a voi stessi, trasponete l'amore che avete per voi stessi, per la vita e per il mondo. Spero di avervi fatto appassionare e di avervi coinvolti e di avervi aperto una finestra su un mondo nuovo, su un mondo metafisico. Noi non abbiamo finito perché ci sono ancora tante altre lezioni, vi devo fare vedere ancora tante altre cose sulle icone. Con l'emozione nel cuore quindi concludo questo primo episodio del corso di iconografia, ma ci pensate, abbiamo scritto un'icona insieme. Io sono emozionatissima per questo, non avrei mai pensato di riuscirci su YouTube, e invece i miracoli avvengono. E allora, io vi rimando al prossimo video e in attesa di quello vi mando un enorme bacio da Ombretta e da Arte per te, è tutto, arrivederci, alla prossima!